Sono Tiziana Catarci, sono nata a novembre del 61, sono mamma di un bambino di 12 anni, è un'appassionata di sport, vari, corsa, equitazione, sci e sono un professore universitario. Professore universitario di sistemi di elaborazione dell'informazione, quindi in sostanza di ingegneria informatica. Dal 2000 sono professore ordinario e sono stata nel governo dell'ultimo rettore della Sapienza, quello attualmente in carica, e prorettore alle infrastrutture e tecnologie. Mi sono dimessa da questa carica quando ho deciso di candidarmi come futuro rettore della Sapienza. Sono stata anche presidente del centro InfoSapienza. E però questa carica l'ho mantenuta perché è una carica che è esclusivamente tecnica e non volevo rischiare perdite, diciamo, di efficienza, di efficacia nella gestione dei sistemi informativi e delle altre infrastrutture tecnologiche proprio in questo periodo così delicato di elezioni e di passaggio al nuovo governo. Professoressa Catarci, lei ha avuto un incarico che recentemente ha terminato appunto per assumere questa candidatura ed è stato prorettore. Che cosa è riuscita a fare in questo periodo come prorettore? Il mio incarico aveva appunto come oggetto principale le infrastrutture e però declinate soprattutto nei termini di infrastrutture tecnologiche. Io non mi sono occupata di luce, illuminazione piuttosto che riscaldamento, mi sono occupata essenzialmente di infrastrutture tecnologiche. Beh, in questo anno, grazie al lavoro del Centro InfoSapienza, che è il centro anche di cui sono presidente, della collaborazione, devo dire, di tutta l'amministrazione e di molti colleghi, data a titolo completamente gratuito e con molto spirito di sacrificio e di servizio per l'istituzione, siamo riusciti a fare, a mio parere, veramente tanto per questa università, che prima aveva, giusto per raccontare un esempio, 126 basi di dati diverse che contenevano praticamente gli stessi dati, assolutamente non allineati, quindi si poteva trovare, non so, la data di nascita di uno studente in una base di dati come novembre 70, in un'altra base di dati come agosto 80 e così via. Erano completamente disallineate perché ogni ufficio aveva nel cassetto la sua piccola base dati, il suo piccolo sistema informativo. Lo stato delle infrastrutture, anche dal punto di vista delle comunicazioni, per esempio il wifi era assolutamente carente, e lo stato dei servizi informatici per tutta la comunità, studenti, docenti e personale, era anch'esso, direi, non adatto a una grande università. In questi anni, che in fondo sono stati soltanto 5 anni, perché tra il momento in cui ho assunto l'incarico e quello in cui mi sono dimessa, più o meno sono passati 5 anni, penso che abbiamo fatto veramente molto. Ora abbiamo sistemi informativi centralizzati e comunque interoperabili completamente, basi di dati con dati puliti di qualità e certificati dall'amministrazione. Abbiamo un nuovo portale che è stato considerato per 2 volte il miglior portale delle università italiane. Stiamo lavorando ancora, ma abbiamo quasi terminato, con un processo anche di revisione e miglioramento dal punto di vista dell'usabilità, accessibilità e informazioni contenute di tutti i portali locali delle strutture periferiche rispetto alla struttura centrale, quindi dipartimenti, facoltà, centri, corsi di studio. Abbiamo rinforzato tantissimo il wifi e stiamo ancora lavorando per renderlo migliore. Fatto un grande progetto con Google per la gestione della posta elettronica degli studenti e poi di tutto il personale dell'università,
che anch'esso è stato uno dei primi progetti in Italia. Creato un centro per l'e-learning che ci ha permesso anche di produrre, di entrare prima università italiana nella piattaforma Coursera, che è una piattaforma internazionale che riunisce le più grandi università del mondo, per la produzione di corsi distribuiti gratuitamente, fruibili gratuitamente da tutti i paesi del mondo, e noi siamo riusciti l'anno scorso a realizzare due di questi corsi, uno in inglese sull'architettura del Rinascimento e l'altro in italiano sulla fisica relativistica. E questi corsi hanno avuto, quello in inglese, circa 25.000 studenti nel mondo, ma la cosa più notevole secondo me è che quello in italiano ha avuto 6.000 studenti, forse anche qualcuno in più, e che questi studenti vengono da tutte le declinazioni possibili della società civile. Cioè non sono studenti universitari, ma sono persone che o per loro cultura personale o per formazione professionale continua o per curiosità, in ogni caso si sono appassionati tantissimo a questo corso e ci hanno scritto centinaia di email di ringraziamento, una cosa che raramente succede ad un'università, questa rispondenza positiva da parte della società.